Ciao a tutti, eccoci qua, ripartiamo con le trasmissioni in diretta di Radio Gamma 5, c'è anche Ettore. Buonasera. Prova? Sì. Salut. Perfetto, benissimo, vai pure Ettore, la trasmissione è tua. Ricordo solo una cosa, se il tecnico della radio Franco si fa vivo qua per quanto riguarda le cuffie, perché abbiamo dei problemi sempre con le cuffie degli ospiti, siamo ancora bloccati, se ha occasione di passare in radio ci farebbe un favore. Un'altra cosa, il 5 per 1000 Radio Gamma 5 tramite Salute Ambiente, il codice fiscale è 92 17 36 60 280. Bene, a te il microfono. Grazie Francesco, buonasera a tutti. E come di consueto, che Reitia, la dea dei Veneti, vi porti tanta salute e abbondanza. Ecco, volevo iniziare la trasmissione questa sera con due appuntamenti che secondo me chi magari è nei paraggi o che ha la passione può andare a vedere. Ecco, nei giorni 18 e 19 e 20 maggio e poi la settimana successiva, il 25, 26 e 27 di maggio, a Montecchio Precalcino, Vicenza, che è un paese vicino a Dueville, ecco, chi poi sceglie l'autostrada può uscire a Dueville e poi sicuramente gli organizzatori avranno messo fuori delle indicazioni. Escono a Dueville, fanno la rotonda, vanno verso San Diego, il ponte sull'Astico, prima di superare il ponte, proprio sull'argine del ponte a sinistra, prima di superare l'Astico, e poi trovano le indicazioni, ci arrivano facilmente. Sì, sì, voglio dire, è facile arrivarci. Ecco. È un bel posto, una bella zona di campagna. Sì, è una villa messa a disposizione dall'amministrazione provinciale di Vicenza. E l'associazione Silicon Caffè per il terzo anno ha organizzato il Venigallia. Ecco, questa è una cosa importante per chi, per gli amanti poi della musica celtica e anche delle rievocazioni, perché sicuramente Achille avrà organizzato le cose a suo modo. Ecco, tra l'altro potete entrare anche nel sito, che è venigallia.com. Insomma, qualche appuntamento, incontro importante di questo fine settimana? C'è qualcosa di specifico o c'è solo festa? No, c'è festa, poi mi sembra che anche quest'anno ci sia Evia, l'apertura, e poi tanta cultura, insomma. Va bene. Ecco, poi volevo anche così mettervi al corrente che è stata aperta una libreria spirituale di luce. Questa si trova a Montegrotto, nel corso delle terme, vicino alla gelateria Peter Pan. Ecco, chi magari è interessato a libri particolari e spirituali può andare appunto in questa libreria che si chiama La Dea degli Angeli, corso delle terme, Montegrotto, Padova. Bene. Prima di iniziare questa trasmissione, che la voglio dedicare innanzitutto a delle poesie degli indiani d'America. Ecco, vado un po' controcorrente oggi, però sono molto significative, molto particolari, che poi vi leggerò. Però una cosa che mi preme, un po' prima ne parlavo anche con Francesco, è che io ho notato da un mese a questa parte il traffico che c'è in giro. È una cosa che mi premeva dire anche da questi microfoni, perché è una cosa incredibile. Camion dappertutto. Adesso venivo da Vicenza, e da Vicenza fino a Limena si corre in tre corsie praticamente. Non c'è uno spazio per cui uno possa buttarsi a destra, perché è una cosa incredibile. Il traffico. Ma sai, qualcuno giustamente dice, dovremmo ripensare un attimino il nostro modello di sviluppo, proprio perché non possiamo cementificare e fare asfalto tutto il Veneto. Sono molti che lanciano l'appello per la conservazione del paesaggio, perché la conservazione del paesaggio è fondamentale. Di conseguenza dovremmo ripensare anche la nostra economia. Se tu pensi che, tu guardi, noi abbiamo un traffico osceno, impossibile, incredibile, e se poi guardi le campagne, tu che giri più di me per le strade, ti rendi conto che i capannoni sorgono dappertutto,
case anche malfatte, brutte, che devastano il paesaggio, che veramente lo vanno a distruggere, roba incredibile. Leggevo proprio sulla Repubblica qualche giorno fa che il futuro sarà l'agricoltura. Noi che abbiamo la fortuna di avere una delle terre più fertili del mondo, la stiamo buttando sopra tutto con cemento e capannoni totalmente inutili, insomma. Sì, giusto Francesco, infatti questo va a collegarci un po' quella che è il mio comune sentire, no? Io magari parlo adesso a livello personale, ma io che sono molto legato a Madre Terra, e vederla rovinata in questa maniera, a volte faccio anche dei pensieri, insomma, l'avidità e l'egoismo dell'uomo ci porta a questi disastri, capannoni dappertutto, in maniera smisurata, senza nessun criterio. Ogni comune vuole la sua zona industriale, e questo è un disfacimento di questa terra. Sì, beh, sai, io non sono nato, sempre vissuto a Marostica. Io ho visto negli ultimi anni, ad esempio, il fatto che si è costruito dappertutto, si è proprio distrutto il paesaggio, l'architettura, si è usato il cemento armato davanti alle colline, davanti al castello. Sembra che ci dovesse arrivare flotte di gente, e quando sappiamo che la popolazione non è che sia in forte incremento, eppure sono centinaia e centinaia di appartamenti che vengono costruiti ogni anno a Marostica. E nessuno che ha intenzione di fermare questa follia costruttiva. Se tu pensi ad esempio a Bassano del Grappa, che vogliono fare delle torri, cioè un paesaggio in cui le torri non ci sono, significa proprio che il nostro paesaggio non è importante per nessuno. Penso che tu volevi parlare dei peli rossa, i peli rossa sono passati alla storia proprio per il loro attaccamento alla natura, alla terra, alla consacrazione ai luoghi sacri, il fatto che non potevano vendere la terra, che non potevano spezzarla, che non potevano scambiare perché non apparteneva a nessuno, era di tutti, che andava tenuta così, vissuta così, e una cultura così profonda che dovremmo recuperare come quella dei peli rossa, per ponere quella cultura che c'è adesso, la distruzione. E infatti Nuvola Rossa su una poesia dice queste cose. Tu potrai portarmi via tutto, ma non potrai portarmi via la mia terra. La terra è sacra, la terra è di tutti, hai capito? Sai, il problema è che le cose sono diventate oggetto, possibilità di mercanteggiare le cose, sono diventate dei mezzi di misura, possono diventare delle cose che possono essere trasformate, distrutte, e questo veramente, forse se ci fosse una riscoperta anche di questa cultura dei peli rossa, un rapporto diverso con il nostro ambiente la potremmo anche avere, insomma. Il problema è, Francesco, che magari l'uomo comune, lui è sensibile, capisce queste cose, ma io do la colpa agli amministratori, hai capito? Gli amministratori, sai, quando gli arrivano questi folli progetti... Ti faccio un esempio molto molto semplice, ma dipende anche dalla scelta dei cittadini. Io abito a 7 km da Bassano del Grappa. Bassano del Grappa è famosa per gli asparagi, tanto per dire, cioè nel senso che sono conosciutissimi. Vai nei supermercati, trovi gli asparagi del Perù e della Cina. È un controsenso. Cioè, nel senso, cioè, valorizziamo la nostra terra. Tu vai fuori dal supermercato, c'hai il campo, cioè, hai lì la coltivazione di asparagi, e ti sembra che se tu devi trasportare gli asparagi dal Perù alla Cina, portarli a Bassano del Grappa, a vendere gli asparagi a Bassano del Grappa? Sì, ma infatti poi tutto questo consumismo, no? Che l'asparago lo devi mangiare da gennaio fino a dicembre, sì, ma perché non si rispettano neanche i cicli biologici, cioè, posso capire a Bassano, delle località, sì, posso capire, le arance non nascono a Bassano, ma gli asparagi nascono, e allora se ci fosse un attaccamento anche all'economia del luogo, del territorio, tu prendi l'abitudine e vendi gli asparagi di Bassano, o no? Sì, ma se questa è globalizzazione, io la rifiuto. Sì, ma dobbiamo rifiutarla, perché non ha senso. Rifiuto, hai capito? Non ha senso. Soprattutto, hanno fatto uno studio negli Stati Uniti, non mi ricordo la percentuale giusta, hanno fatto un calcolo, ad esempio, sulla rucola, che venne prodotta una chilocaloria di rucola. Tutto il trasporto da una costa all'altra, i camion, costa 360 calorie. Perché non c'è, si deve trasportare dalla California a New York, perciò il camion, strade, se una calocaloria naturale, 377 di consumo. Perciò bisogna imparare anche a avere l'attaccamento ai prodotti del luogo, altrimenti non ne usciamo più, insomma, perché non possiamo pretendere di avere un qualcosa, un prodotto agricolo che non è nostro. Sì, è come quelli che pretendono di mangiare le angurie a Natale, sì. È la stessa cosa, no?
siamo in siccità, è possibile che dobbiamo spendere l'acqua per il mais, per il mais, per il mais, e non possiamo avere delle coltivazioni tipo il frumento? È possibile che ad aprile a maggio bisogna irrorare i campi, altrimenti il mais non germoglia per quanto c'è di secco? Cioè, mi sembra veramente un assurdo sprecare il nostro territorio anche per questo. Io mi auguro e auspico che ci sia una programmazione migliore, guardi, perché... Ma forse la programmazione c'è per la distruzione della terra. Sì, ma no, per la distruzione della terra, sì. Perché sicuramente andando avanti così non ne veniamo fuori. Ecco, io ho voluto così fare un inciso su una cosa che mi premeva a dire da questi microfoni, perché sicuramente è un comune sentire, chi magari è in giro per le strade si è accorto che da un paio di mesi a questa parte, nella provincia di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, non ci si muove più, ci si muove più. Cari amministratori, datevi una mossa, cercate di combinare qualcosa di utile anche... Beh, sai, hanno fatto la statistica che se tutte le macchine che ci sono nel Veneto uscissero in contemporanea in strada, saremmo tutti bloccati. Cioè, saremmo uno attaccato all'altro, saremmo in colonna in tutto il Veneto. Perché le strade disponibili sono inferiori alla possibilità del movimento. Cioè, se tutti entrassimo in movimento in contemporanea con tutte le automobili che ci sono, saremmo tutti quanti bloccati in colonna. Ecco. Va bene, a proposito, allora ritorniamo a noi e guarda caso ho proprio qua sotto mano una poesia di Jim Begay, che è un indiano navajo, e inizia così: quando togliamo qualcosa alla terra, dobbiamo anche restituire qualcosa. Noi e la terra dovremo essere compagni con uguali diritti. Quello che noi rendiamo alla terra può essere una cosa così semplice e allo stesso tempo così difficile come il rispetto. La ricerca di petrolio, carbone e di uranio ha già recato grossi danni alla terra, ma questi danni possono essere ancora riparati se lo vogliamo. Con l'estrazione delle ricchezze del sottosuolo, le piante vengono abbattute. Sarebbe una cosa giusta e ragionevole offrire alla terra semi e germogli e con questo sostituire di nuovo quello che abbiamo distrutto. Dobbiamo imparare una cosa: non possiamo sempre prendere senza dare qualcosa di persona, e dobbiamo dare a nostra madre, la terra, sempre tanto quanto le abbiamo tolto. Questo è Jim Begay. Invece Jamelin Barton, che questa è un'indiana Cherokee, che si rivolge a dopo aver abbattuto un cervo e gli dice: mi dispiace di averti dovuto uccidere, piccolo fratello, ma io ho bisogno della tua carne perché i miei figli soffrono la fame. Perdonami, piccolo fratello, io voglio onorare il tuo coraggio, la tua forza, la tua bellezza. Guarda, io appendo le tue corna a questo albero. Ogni volta che vi passerò davanti, penserò a te e renderò onore al tuo spirito. Mi dispiace di averti dovuto uccidere. Perdonami, piccolo fratello. Guarda, in tua memoria io fumo la pipa, io brucio questo tabacco. Jamel Barton. Bella, vero? Capite che il sentimento che avevano gli indiani d'America, quanto avremo da imparare noi. Calvin O'John, questo è un giorno finito. Quando il giorno è finito, io penso a tutto quello che ho fatto. Ho sprecato il giorno, oppure ho ragionato qualcosa. Mi sono fatto un nuovo amico, oppure un nemico. Ero irascibile con tutti, oppure amichevole. Anche quello che ho fatto oggi è trascorso. Mentre dormo, il mondo porta con sé un nuovo giorno luminoso che io posso utilizzare o sprecare, o farne ciò che voglio. Stasera mi prefiggo, sarò buono, sarò gentile, farò qualcosa che sia degna di essere fatta. Scott Egle, questo è un ragazzino indiano, un Cherokee di 11 anni. A che cosa ci serve il tempo?
Allora, nei tempi antichi, non ne avevamo mai bisogno. Noi ci orientavamo secondo il sorgere e il calar del sole. Non dovevamo mai affrettarci. Non avevamo mai bisogno di guardare l'orologio. Non dovevamo essere al lavoro ad una determinata ora. Noi facevamo quello che doveva essere fatto, quello che per noi era opportuno, ma noi stavamo attenti a farlo. Prima che il giorno volgesse al termine, noi avevamo più tempo, poiché il giorno era ancora intatto. Beh, se la questione del tempo è una bella questione, soprattutto proprio adesso che non abbiamo tempo, nel senso che il tempo ci viene sottratto. Sai, non abbiamo più tempo per niente, Francesco. Sì, no, ma sai, io leggevo uno studio di recente che era molto molto bello e che diceva del furto del tempo e diceva: guardate come è cominciato. Il furto del tempo è cominciato quando si è cominciato a costruire gli orologi pubblici. Dappertutto c'era la mania degli orologi, il tempo non era più tuo, non lo scandivi più in base alle tue esigenze, no, ma avevi un qualcosa, un oggetto che ti ricordava il trascorrere del tempo, che ti segnava il tempo uguale per tutti. Infatti ci sono appunto i periodi, sai, di tutti quanti, le torri, i castelli, tutti quei campanili, tutti con la torre proprio per controllare il tempo delle persone, il tempo proprio veniva scandito con dei ritmi ben precisi, proprio per togliere la propria specificità, la propria organizzazione. E quella è una forma di potere sugli altri, e controllare il tempo delle persone. Una specie di schiavismo? Beh, quello sì. Quando dai delle regole ben precise a cui ti devi attenere, sai, tutti quanti... Quella che c'è... Perché qua... No, vediamo se il rumore si sente, perché purtroppo Radio Camera 5 non è una grande apparecchiatura. E di conseguenza è una forma di potere, non da poco, non indifferente. Tatanga Mani. Abbiamo perduto la nostra terra e la nostra libertà, ma ancora abbiamo preservato il nostro modo di pensare e di vivere. Come indiani potremo fornire un importante contributo alla vostra cultura. Solo a pochi bianchi viene in mente che anche gli uomini con un altro color di pelle, siano ora rossi, neri o gialli, possono preoccuparsi di come questo mondo potrebbe diventare migliore. C'è molto di insensato nel mondo dell'uomo bianco. Noi crediamo che i bianchi dovrebbero prendersi più tempo per diventare più amici con la terra, i boschi e tutto ciò che cresce, anziché smaniare in giro come un branco di bisonti presi dal panico. Se gli uomini bianchi seguissero anche solo alcuni dei nostri consigli, raggiungerebbero una gioia che adesso non conoscono e che cercano invano nelle loro feroce caccia al denaro e ai divertimenti. Noi indiani possiamo ancora insegnare agli uomini bianchi come si vive in armonia con la natura. Tatanga Mani. Beh, l'armonia è sempre un qualcosa che è lì presente, basta saperlo afferrare, basta trovare la sintonia, ristabilire il contatto o la visione o la percezione con qualcosa. E a disposizione l'armonia è sempre una scelta, è una ricerca, un'elaborazione, è un qualcosa di contatto con una comunicazione, con un oggetto, con un ambiente, con un luogo. E tu cogliendo quell'ambiente, quel luogo, entri in armonia con lui, ma devi volerlo osservare e percepire. Però vedi, Francesco, e magari anche molti ascoltatori, adesso c'è la cultura dell'apparire, sì. Non c'è più la cultura dell'essere, hai capito? Ma sai, ma anche l'apparire, cioè, l'importante è perché cioè, l'immagine ha il suo potere e la sua capacità. Dipende poi a quale immagine noi andiamo a veicolare, perché quello è fondamentale. Prima di tutto bisogna chiedersi a cosa ti serve l'immagine e quale tipo di immagine ti rappresenta. Perché sai, è come la scelta della maschera. Persona, maschera hanno molti significati comuni. Dipende quale maschera scegli, quale immagine vuoi proiettare. Se l'immagine la costruisci te o è un modello, uno stampo che ti viene dato, cui ti adegui, in cui devi entrare per forza. Sì, cioè, ma se Francesco, per citare un esempio che è ricorrente in questo periodo, cioè il mito della velina, allora se tutti devono raggiungere il mito della velina, scusami, io probabilmente la penso in maniera come gli indiani d'America,
ma non è, non proprio non fa parte neanche della mia logica. Sai, c'è una domanda ben diversa. Cioè io non mi pongo il problema che sono se un'immagine o un modello sia importante o no, ma perché viene così richiesto e perché viene così inseguito, cioè quali sono le ragioni che spingono le persone a ricercare questo. Se vuoi c'è una telefonata, vuoi che diamo il via alle telefonate? Sì, pronto? Italo! Italo mi sembra che aveva detto, forse cercava qualcuno, aveva bisogno di comunicare. Ah, no, pensavo che fosse il solito prete di turno, quello che suona l'occhetta. No. Quindi, perciò c'è che chiedersi perché un modello così uniformante viene scelto, viene ricercato, viene desiderato, delle persone danno energia per questo. Sì, pronto? Pronto? Sì? Ciao, ciao. Tosi, ciao Ettore. Ciao, ciao. Niente, la maschera, no, parliamo della maschera, dopo che avevo altre robe, comunque, sì che viene in mente adesso queste. La maschera la abbiamo tutti i giorni praticamente, come che sapevamo, insomma, ma... la maschera che non è... Che se lo status symbol, questa è una maschera, per esempio... Ah, vedi, ma c'è anche il discorso, la maschera ci permette anche di trasformarci e di presentarci in maniera diversa. Sì, ma cioè, anche gli indiani d'America lo portavano la maschera quando che era ora da fare i loro canti, no? Il loro, si vestiva in certa maniera, indossava i certi costumi solo quei per fare un certo ballo, una certa danza, una certa cerimonia, vedi... Questi i modelli non perdono mai di significato nella cultura dell'uomo, cioè, i modelli possono essere deformati ma hanno sempre un significato. Hanno sempre un significato. Allora, se abbiamo il bisogno di adeguarci a uno schema o a qualcosa che ci viene proposto, e se questo schema poi è successo, perché il problema è questo qua, una cosa potrebbe essere anche significante, per c'è da porci un problema, diciamo, sociologico di perché ha successo. Ecco. Allora vuol dire che se una cosa funziona... corrisponde alle delle necessità delle persone. Molte volte per le persone è faticoso darsi un ruolo, darsi un'immagine, costruirsi un modello, trovare una propria dimensione, ed è più comodo, più semplice, più immediato prendere qualcuno degli altri, insomma. Per questo è una cosa a successo. Ma viene aiutata tanto anche, per esempio, i giovani adolescenti, viene aiutata dai creatori di moda, no? Per dare una certa, un certo stile, adesso va a moda, queste magari un tipo di pantaloni di un tipo, 10 anni fa andava un altro, cioè per aiutare, secondo me per aiutare, per non dare, diciamo, a parte che dopo che il giro di scale, il giro ma di vedi, piatti, ma parte del problema dei soldi, e c'è da chiedersi, l'ha fatto ad esempio Ugo Volli. Non so se lo conosci come autore. Ugo Volli, ti dico. E lui, ad esempio, ha scritto varie cose, ad esempio, ha scritto anche un testo sulla moda molto, molto bello. Sì, e sì. Lui dice chiaramente, bisogna capire a cosa serve, a cosa porta e quali sono le conseguenze di adottare certe mode. Esatto. Come c'è anche chi che porta gli occhiali, perché adesso che c'è anche... Ma vedi, la moda, dice esattamente, è un uniforme. Un uniforme individuale, naturalmente, che 58 miliardi di persone in Italia, milioni e miliardi, e che se sono uniforme, cioè non dico che sia 58 milioni di uniforme, però per esempio è moda dei adolescenti, ed è un tipo che adesso va, che se 7-8 tipi di stili che va, tu capisci? Cioè, e qui viene creai apposta, dopo magari fra 7-8 mesi ne creano altri, è così, insomma, non so se chiamare maschera o se chiamare modo di vivere. Ma vedi, non so, status il fatto che ci sia bisogno di inseguire dei modelli che vengono proposti con una certa rapidità non è una forma di fuga da un qualcosa che si potrebbe vedere. Esatto. Cioè non è un lanciarsi a capofitto in qualcosa per stare lontano da se stessi. Beh, logico, è perché l'esteriore, no? Ma vedi, è l'esteriore, ma l'esteriore, ma
è un esteriore di qualcosa che tu hai dentro. Hai dentro, o però, qualcosa che vivi, che percepisci. Però che se per esempio perfino de baruffe, de accoltellamenti, perché uno non ha scarpe in stile, oppure non ha pantaloni in stile, che se de robe assurde, robe fuori di testa, capisci tu? Cioè, non si sa neanche perché, che se vabbè, guarda, le cose hanno sempre un perché. Cioè, nel senso che noi non lo vediamo, però le cose non avvengono mai per caso, e se sono certe cose esiste una logica dietro. Anche perché, vedi, Ugo Volli lo diceva, non è vero che, ad esempio, la moda è in mano agli stilisti, ai produttori? No, ti sembra, con il nostro sistema industriale, che uno stilista si inventa un modello ed ha immediatamente disponibile il tessuto per farlo, e che vuol dire che dietro la ad esempio l'industria del tessile è capace di condizionare cosa farà lo stilista. Esatto, ma anche dietro l'industria del tessile ci sono psicologi del sistema, hai capito? Cioè, c'è sempre qualcuno in alto che dirige la faccenda, secondo me, insomma, che dirige cosa. L'anima è nella cosa che noi vediamo o nel prodotto che è stato utilizzato nella materia prima con cui viene realizzata la cosa? L'anima, io non... Qualsiasi cosa ha un'anima. No, sì, qualsiasi cosa ha un'anima, però... Anche una cosa brutta. Soprattutto una cosa brutta ha un'anima. No. Anche la bruttezza ha una sua anima. Anche la bruttezza, ma tutte le cose hanno un'anima. Anche un sasso informe è un'anima. Beh, il sasso informe è una cosa. È una cosa. Una cosa che noi abbiamo creato, per quanto artificiale, ha sempre un'anima, anche per brutta. E la bruttezza ha un suo potere e ha una sua funzione. No, ma io non vedo mai niente di brutto né di bello. Cioè, anche se mi piace l'estetica, mi piace vedere l'estetica, cioè, piace vedere qualcosa di bello, che ha qualcosa di una parvenza di estetica di bello, no? Sì. Mi piace vederlo, però non calcolo mai, non giudico mai il brutto, capisci? Cioè, beh, scusa, non so dire che i capannoni sono belli. Cosa? Quando vai per la campagna ti vedi certi capannoni sono belli. Io dico, adesso restiamo sempre nella moda, nel vestire. Vai a Valle San Floriano a Marostica e vati a vedere cosa hanno costruito, hanno creato una chiesetta del ciclista deturpando una collina. Sì, oppure qua è acqua, cioè, capito? Lì è una cosa che ha un'anima, che è una cosa brutta. Oppure qua è acqua che si deve fare appartamenti su un sito dove perché aveva ritrovamenti anche paleolitici, c'erano due focolari paleolitici in quella zona. Comunque Ivano, se tu vai a Valle San Floriano, ti fai la strada e vedi che in cima alla collina hanno distrutto la collina per mettersi su una chiesetta del ciclista fatta da cinque colonne di cemento. Sì, perché c'è la rosina. Sì, però capito, cioè, quella chiesetta è un mostro dal punto di vista architettonico. Un mostro, sì. Concessa dall'amministrazione comunale. Sì, ma se veramente quello è un mostro, anche se uno è, diciamo, imparziale. Sì, al di là del contenuto religioso... Ma dai, valutiamo su un fattore estetico e su un fattore del luogo. Giri subito la testa, insomma, nell'altra parte, non è che... Va bene? Va bene. Ciao Ivano. Ciao. C'è un altro ascoltatore, sì, pronto? Sì, pronto? Sì, ciao. Ciao, sono un nativo americano. Il mio nome è Indianos de Casso Duro de Cavan Grifà. Insomma, è un nome particolare, come mai? Sembra quasi un anche c'è cioè, non è che beh, insomma, tutto qua. Di solito qui gli indiani sono anche più comunicativi. Questo è il fatto stesso che abbia utilizzato l'accostamento cavallo sesso è sempre importante dal punto di vista proprio psicanalitico. Peccato che non si sia firmato questo signore, ma... e abbia riattaccato, poco coraggioso come peli rossa. Va bene, ma cosa vuoi? Certo che gli ascoltatori poi il giudizio gli calerà sulle spalle in una perdita di energia, guarda, credo. Ma queste non sono neanche energia. No, beh, ma lui magari si è anche impegnato e si è sforzato a pensare quale frase potesse dire via telefono per
chissà chi avrà meditato tutta la giornata in riflessione profonda questa trasmissione, no? E ha perso energia, hai capito? Sì. Questo signore ha perso energia, ma l'energia non ne ha praticamente, anzi è negativa per se stessa, insomma. Comunque guarda, io gli dedico anche questa poesia di Lupo Sorridente: la terra è bella, il cielo è bello, il mio popolo è bello, il mio cuore è colmo di gioia. La ragione per cui vale la pena di vivere è la stessa per cui vale anche la pena di morire. Hoka hei, hoka hei, caro amico ascoltatore. C'è una telefonata, sì, pronto? Hoka hei, hoka hei. Vedi, ho voluto anche ripetere, è un buon pappagallo anche, come vedi, si sta divertendo proprio, oltre ad essere da cavallo è già diventato un uccello, insomma. Sai che ho l'impressione che i preti abbiano pagato diversi personaggi della provincia a cercare così di manifestare tutte le loro repressioni contro questa razza. Dopo averle creato però le repressioni. Sì, io, siccome che l'ascolto quando sono in giro c'è la copertura di rete, no? E sento di frequente anche su trasmissioni culturali, no? Sì, gli interventi di questi preti oppure presunti tali manipolatori che probabilmente pagano qualcuno. Ci sono già due telefonate. Bene. Sì, pronto? Io Luce! Questo qua è passato adesso alla storia, veramente, ma poi riattacca, avesse la capacità di dire qualcosa di più, insomma. Sì, pronto? Sono ancora lì, sono Ciao. Sano, ciao. Sono d'accordo con Ettore, secondo me che c'è veramente un specchio di sabotaggio, vedo capito. Cioè per non fare continuare una trasmissione oppure per svalutarla. Ma non c'è soltanto questo, purtroppo sai la povertà, lo squallore è diffusissimo. Basta tre telefonate così e te cosa fai? Ma vedi, te un scoramento, va bene se uno non cede. Ma io vedi queste telefonate non le vedo neanche negative, perché dalla dimostrazione dello squallore in cui arrivano a certe persone, cioè la miseria, se noi dovessimo parlare di miseria, dovessimo fare sociologia, dire che esiste una miseria, sì. Potremmo dire migliaia di parole, ma dopo che tu parli, che cerchi di dire qualcosa e che persone escono così povere, così squallide, ti dimostra la povertà intellettuale individuale. Prova a pensare come può essere una persona che sta qui ad ascoltare, esatto. Interviene per dire così poco, fa queste battute. Ecco, vedi cioè, che parliamo, passa il tempo e parliamo di queste sì. persone. Sì, cioè, ma queste persone purtroppo esistono. Sì. Cioè, e non è che siano di un altro pianeta, sono extraterrestri, sono persone che puoi incontrare ogni giorno. E allora c'è da chiedersi, ma perché se io sono così, loro sono così, cos'è successo? Eppure non sono extraterrestri. Sono persone che metti hanno, sono quasi coetanee, o sono più giovani, più vecchi di te, e sono ridotte così. Perché sono ridotte così? Tiene a sapere il motivo vero, non quello apparente, sì. Perché fanno così. Sicuramente in oratorio ci sono state. Sicuramente la messa l'hanno fatta, sicuramente ha fatto la prima comunione, sì, ha fatto la cresima, insomma. Sì, ma tanti fanno però una roba così, che non ha un tocco. Va bene, vai. Grazie Ivano, ciao. Ciao. Sì, pronto? Auk! Vedi? Non ha avuto neanche la capacità di avere diventarsi qualcosa, ha avuto bisogno di fare il pappagallo di quello che noi abbiamo detto, e degli indiani cosa conosce? L'urlare soltanto televisivo, la sua cultura si riduce a quella televisiva. Non conosce proprio. Beh, ma guarda, a parte che io non mi perdo d'animo, perché cosa vuoi? E noi non ci perdiamo d'animo. Esatto. Francesco. Sì, ma voi sono già. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao. Senti, tu parli di, stai parlando di un programma di indiani d'America, mi sembra. No, parliamo un po' di tutto, anche di peli rossa, se comunque c'è. Allora, a Galliera, a giugno, fanno una manifestazione mega galattica. Dove, scusa? A Galliera Veneta. A Galliera Veneta. Degli indiani d'America. Adesso qua, io, nel mio ordine spazio della macchina. Sì, ma io l'ho visto, sono due anni fa, sono andato sotto a vedere. La fanno lì nella villa. No, non quella, perché quella lì è abbastanza ristretta, perché lo fanno col comune di Galliera, sì. Quindi gli hanno chiesto un favore a questi personaggi. Però invece a giugno, questo qua che
apporta giù di veri indiani d'America, praticamente non chiedermi di che tribù, sì, non chiedermi niente. Però se vuoi ti do il numero in privato di quello lì che lo organizza, sì, lo chiami e ti fai dire tutto. Casomai, Ettore, dai il tuo numero, gli fai un sms a Ettore, che Ettore li contatta. Aspetta un attimo che mi so devo guidare. Sì, 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 no, casomai ti diamo il tempo di fermarti. Dammi il numero dell'sms. Ettore? 335? 335? 85, no, no, 34, scrivi questo. Dimmi. 348. Aspetta un buio che faccio la curva. 348 8573 8573 609 609. Hai un Nokia te o un altro modello di telefonino? È un Nokia. Allora ti mando come biglietto da visita, così hai tutto. Ok, no, perfetto. Tu chiama pure questo, perché proprio fanno la danza della notte, fanno tutta anche come a livello culinario, proprio ben organizzata. Sì, le conosco un po' le culture, perché anche l'anno scorso a Bastia di Rovolò c'è un ragazzo che tra l'altro molto bravo, che è venuto anche qua in radio a parlare e ha presentato poi questa iniziativa. Adesso io non so se questo, se questa iniziativa fatta a Galliera è collegata poi con quelli di Bastia di Rovolò. Non lo so dirti la verità, questo non te lo so dire. Comunque ben vengano queste iniziative per capito, per far passare un tipo di cultura molto legata a Madre Terra, e chissà, esatto, che magari guarda, quello che telefono. Casomai hai un sito internet da cui mandare? Guarda, allora io ti mando l'SMS con il numero di telefono di Giuseppe, tu lo contatti, loro so che hanno un sito internet, scusami. Comunque lo fanno a Galliera Veneta ad giugno. A giugno. Come si chiama la festa, non te lo ricordi? No, è che ho qua un doppio, ma nel mio ordine spazio della macchina, non sì, spero di trovarlo. Non tranquillo, sono tutti uguali. Chiama lui ti dice tutto, del sito, non sito, ma proprio veramente una roba organizzata bella. Grazie bella per la segnalazione, dai. Ok? Bene. Grazie, ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ah, è importante che queste iniziative che non hanno mai spazio abbiano la possibilità di essere conosciute. Sì, pronto? Pronto? Sì? Ciao. Ciao. Ognuno parla qua faccia che ha. Se qui oscurità la faccia da cura. Va bene. Grazie. Va bene, grazie per il tuo commento delle certe persone. È un commento molto chic. No, ma è chiarissimo. Se vogliono, se vogliamo, possiamo noi abbassarci a loro. Ma questo non lo facciamo, perché non merita. Non merita, come ti ho detto, perché ha la faccia che si ritrova. Va bene. Grazie. E non può fare diversamente. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Tra l'altro questa signora la sento diverse volte nei suoi interventi. Sì, c'è un'altra. Sì, pronto? Vabbè, incoraggiato, ha cercato di articolare un qualche canto, ma la sua cultura è talmente povera che non riesce a fare neanche un canto di due strofe. E allora a questo signore gli dedico un'altra poesia di Tatangamani. Per voi uomini bianchi, noi eravamo selvaggi. Voi non avete capito le nostre preghiere, non avete mai cercato per una volta di capirle, quando noi cantavamo le nostre canzoni di lode al sole, alla luna o al vento, pregavamo idoli ai vostri occhi, senza capirci, e solo perché il nostro modo di preghiera era diverso dal vostro, ci avete condannato come anime perse. Noi vedevamo l'opera del grande spirito nella sua intera creazione, nel sole, nella luna, negli alberi, nei monti e nel vento. Talvolta ci avvicinavamo a lui per mezzo di quello che aveva creato. Questo era forse così male? Io so che noi crediamo con tutto il cuore all'essere supremo, e la nostra fede è forse più forte di quella di tanti bianchi che ci chiamano pagani? I selvaggi rossi furono sempre più intimamente uniti alla natura dei selvaggi bianchi. La natura è il libro di quella grande forza che voi chiamate Dio e che noi chiamiamo grande spirito. Che gran differenza fa già un nome.
Tatanga Mani? Beh, sai, purtroppo questo Pelirosso già risente dell'influsso, perché sia l'essere supremo sia il grande spirito sono cose che hanno inculcato i missionari e i bianchi pelirossa, perché questo concetto non era mai stato presente. Purtroppo ci fu la commistione, un sincretismo tra vari culti e il cristianesimo, però essere supremo e grande spirito non appartiene certo alla cultura dei pelirossa. Sì, pronto? Niente, l'ascoltatore ha riattaccato. Sì, perché sai, purtroppo con le persecuzioni che hanno subito, con la cancellazione culturale che c'è stata, hanno acquisito per forza, per sopravvivere, per moltissime ragioni, concetti che non appartenevano a loro. Per farti un'idea, i cinesi non avevano il termine Dio, quando arrivarono i gesuiti tradussero Dio col termine cielo. E sai, l'abilità della menzogna è sempre forte. Sì, pronto? Tatanga, tatanga. Come vedi, sei affezionato alla trasmissione. Probabilmente questo telefono non gli costa, a me mi costa sempre tanto, cavolo. Sai, se da pensare come mai uno si possa permettere così tante telefonate e abbia così tanto tempo per dedicare a simili cose. E allora credimi, questo è sponsorizzato dal prezzo. Sì, ma sai, è già successo in passato che certi personaggi chiamavano sfruttando le amministrazioni pubbliche dove erano. Sei pronto? Pronto, ciao, sono Anna Bassano. Ciao Anna, parla pure. Allora, aspetta che passo la radio. Senti, io volevo un'informazione riguardo a delle letture che avete fatto tempo fa sulla Dea Reitia. Ah, sì. Posso chiedere a Ettore? Sì, beh, poi tutti e due possiamo risponderti. Allora, guarda, io avevo sentito che leggevate, mi pare sia Reitia la Dea di Veneti. Sì, di Pier Favero. Di Pier Favero. Sì. Pier Favero. Sì. Ho capito. Comunque lo trovi su internet e sull'ultimo numero di Reise Event è uscita anche una recensione di questo libro. Ottimo. E abbiamo in programma di farlo intervenire in trasmissione a presentare questo libro, e adesso dovremmo mettersi d'accordo sui tempi. Comunque se vai, Pier Favero ha diversi siti su internet e lo puoi contattare, insomma. No, perché sono libri più che altro che si fa fatica a trovare. Sì, sì, ma infatti noi l'abbiamo presentato qua grazie ad Ettore a Saonara e all'amministrazione comunale di Saonara, che ci ha dato una grande mano per fare un ciclo di conferenze, e Pier Favero è venuto giù appunto a Saonara a presentare il libro, insomma. Ho capito. E un'altra cosa, se posso chiedere sempre, sì, a Ettore, io sentivo negli anni passati che organizzavate con la Matacciancia il Patavium. Sì. Io ti ho scritto anche una mail tempo fa, però poi non ho perso l'indirizzo, non ho più avuto modo, insomma, di contattarti. Lo fate ancora o è una cosa? Guarda, questa è una bella domanda. Sai, è anche dolorosa per Ettore come domanda. È anche dolorosa per me, sì, perché questa festa così grande, grandiosa, molto, purtroppo anche a livello economico costava parecchio, hai capito? Perché poi non abbiamo avuto nessuna mano da parte delle amministrazioni. Diciamo lo sponsor era un privato che ci ha sostenuto per 2 anni, e poi io anche capisco, perché la festa è sempre andata in perdita, hai capito? Per gli alti costi di gestione, poi, perché se perlomeno l'amministrazione di comunale di Padova, però io qua non voglio incolpare nessuno, perché le amministrazioni erano informate di questo avvenimento, però per una, io chiamo una cieca cultura verso questo tipo di iniziative, ha fatto sì che addirittura il parco dove era stata organizzata abbiamo dovuto pagare, capito? Ma cifre sull'ordine dei 5.000 euro, cioè 10 milioni delle vecchie lire, hai capito? Dove che alla prima edizione abbiamo avuto 8.000 paganti, poi nella seconda edizione 16.000, cioè la festa stava, secondo me, prendendo un giro, anche perché era la prima in Veneto, feste di questo tipo. Sì, è perché, insomma, non è che siano tanto sentite, ci sono gli interessati, gli amatori del campo celtico che, diciamo, premono, però sapevo che c'erano questi problemi, però speravo, insomma, che magari la situazione fosse cambiata. No, guarda, non perdere le speranze, perché io sono uno di quelli che non demorde, credimi.
Io non mi perdo mai d'animo e credimi che io sto dando parte della mia vita per riuscire a riproporlo. Sente, vedrai che se non sarà nel parco del Roncaiete ma in qualche altro posto, io me lo sento che il Patavium ritornerà. Ma magari biennale come il Trigaglia, no? Ma guarda, sarà biennale, sarà annuale, io questo non lo so, ma sai quando appelli... Beh, anche il Trigaglia non lo faranno più, mi sembra, dicevi, il Trigaglia non lo faranno. No, ecco, quest'anno è saltato anche il Trigaglia, tra l'altro, una festa bellissima che veniva fatta a Argenta. Ma non l'avevo fatta l'anno scorso? Anche questa per problemi economici, hai capito? Sì, hanno chiuso anche la rivista. E hanno chiuso la rivista anche questa, sempre per motivi economici, perché queste riviste sono un po' di nicchia, hai capito? Loro ne stampavano 18.000, poi a livello Italia mi sembra che... ne fossero acquistate 3.000-3.500, capisci? E purtroppo non mai davanti un giornale del genere. Cioè, loro sono stati anche bravi ad andare avanti 3 o 4 anni, ma poi hanno dovuto cedere, insomma, appunto anche poi per gli alti costi di gestione. Poi la rivista Celtica era anche una rivista patinata, hai capito, che aveva i suoi costi, sì. Insomma. Comunque non vedrai che il Patavium ritornerà. Guarda, volenti, io probabilmente, cioè, il brutto è che sono studentessa, se no, guarda, veramente una mano ve la darei volentieri, solo che non credo, insomma, di poter fare sto gran... Ognuno può dare un contributo. Ma ben volentieri, guarda. Guarda, segnati il mio numero di cellulare, casomai, senza che lo dai in diretta, mandami un messaggio con il tuo numero, e magari io alle prossime iniziative magari ti farò un messaggino, così intanto sei un po' informata su tutte le attività che facciamo. Ottimo, va bene, okay. Allora ti mando un messaggio. Hai modo di scriverti? Sì, io ho sia quello, il 335 che il 348. Ah, ce l'hai, allora sì. Bene. Ok. Va bene, va. Vi lascio, grazie. Buon lavoro. Ciao. Di nulla, ciao. Come vedi, insomma, il Patavium almeno ha un buon ricordo, insomma. Il Patavio, pensi che una festa di questo tipo è stata la prima in Veneto, poi di dimensioni anche, voglio dire, molto grandi, e anche notostante tutto qualche errore che è stato fatto, però ha lasciato, e qui Stefano, ciao Stefano, ha lasciato il segno comunque, perché ha avvicinato tantissima gente a questa cultura. Ecco, io mi ricordo che di sovente ero all'uscita, e mi sembra che questa cosa poi l'abbia già detta anche da questi microfoni, che io chiedevo alla gente: come vi è piaciuta la festa, come l'avete vissuta, come vi siete sentiti? E le risposte che tutti mi davano era che si sono catapultati in un altro mondo, cioè il loro essere era cambiato, avevano armonizzato praticamente il loro ego all'energia che c'era all'interno di questa festa, e tutti andavano via soddisfatti. Capito? Questa era la cosa importante. Il successo della festa è proprio quello. Il successo di una festa è quello. Creare le emozioni nella gente, hai capito? Due minuti. Cosa vuoi fare? Due minuti. Dare il telefono. Io, va bene, rinnovo. Ecco, magari vi porto a conoscenza ancora, ripeto, per chi magari si fosse messo in ascolto adesso, di questo appuntamento, il Venigallia Celtic Music Festival, che verrà fatto nei giorni 18, 19, 20, sono due fini settimana, e il 25, 26, 27 di maggio a Montecchio Precalcino a Vicenza. Oppure possono visitare il sito venigallia.com, che là troveranno anche il programma. Ecco, oggi abbiamo parlato di indiani d'America, non abbiamo parlato del mondo celtico, però perlomeno abbiamo solleticato un po' il solito prete, che ci ha un po' anche disturbato nella trasmissione, ma io penso che questo sia buono, perché
significa che la radio tutto sommato è ascoltata. Bene, ecco. Un minuto, un minuto, ecco, io rinnovo gli auguri a tutti e auguro come di solito che la dea Reitia, la dea dei Veneti antichi, vi porti tanta salute e tanta abbondanza. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. E ci sentiamo giovedì prossimo e vi lascio con Stefano.